Ciao ragazze, allora, sono le 5 meno un quarto e ho finito di lavorare oggi, ho fatto mezza giornata, sono andata a correre, ho fatto la doccia, ho lavato i capelli sotto la doccia, cercando di non struccarmi. Ho ritoccato un pochettino il trucco, è venuto perfetto. Io sotto il fondotinta di Estée Lauder e le polveri di The Balm, a parte la polvere cipria di Guerlain che devo finire. Madonna, sti capelli appena fonati e hanno preso la scossa. Poi mi sono data, siccome ho una visita medica di normale routine, però mi sono data un po' di crema profumata e ho dato questa qui di Trussardi, My Name, sì, è fantastica. Io ogni volta che mi do questa cremina ha un profumo, ragazze, ma un profumo che io vi consiglio davvero di sentirla. Sa di pulito, sa di fresco, sa, è buonissima. Ovviamente spruzzerò il suo analogo profumo perché non posso neanche fare casino. Poi mi scuso con voi perché ho recensito troppo velocemente e male la persistenza di questo qua. Soft Musk dell'Avon. Ho sbagliato. Io è 2 giorni che lo uso. Si vede che ne ho spruzzato parecchio, devo dire la verità, perché io me lo metto in borsa per andare a lavorare e poi ogni tanto me lo spruzzo. Però, ragazze, non è vero che dura da casa, scendi le scale, non ce l'hai più o un soffio di vento te lo porta via. No, non lo dovevo provare ancora un po' per potervi dire che non è Maxi Strong, no. Però persiste qualche ora e persiste sugli indumenti. Forse anche perché l'ho spruzzato e rinnovato un tot di volte. Però lo rivaluto perché oltre ad essere per me buonissimo, buonissimo, proprio buono, sono contenta che comunque me lo risentivo durante il giorno. Ecco, tutto qui. Scusate, io ho fatto un caffè d'orzo, a quest'ora faccio il caffè d'orzo macchiato, me ne bevo un pochino perché inizio ad avere un po' di fame. Grazie, scusate, ma siccome devo darmi il rossetto, pulisco bene. Allora, prendiamo l'illuminante. Ovviamente mi è caduta la matita, strano, eh. Qualche cosa ci deve essere senza. Intanto ho sbagliato. Prendiamo un pochettino di correttore col dito. Prendo questo qui, cancelletà, e me lo metto qui. Ecco. A correggere un pochettino. Ok. Prendo lo specchio. Ok. Poi prendiamo l'illuminante, come dicevo. Cintingo un po' il pennellino. Ok. Poi prendo la matita di Deborah Milano, la numero 11, è piccolina, l'ho usata parecchio. La stendo. Questo è un bel rosa fucsia. Debbie, my passion. Dimmi se poi ti piace. Cerco anche di seguire i tuoi consigli perché sei una grande persona. Ok, e poi Debbie, grazie di avermi chiesto l'amicizia su Facebook, mi hai fatto davvero tanto piacere.
bacione, Debbie. E Ciabino, il rossetto numero 05, I love Kate, love Kate, di Rimmel Landon. Eccolo qua. Direi che l'ho usato. È molto bello e dura molto. Ha anche un buon sapore. Ok. Scusate, sempre l'allergia. Quando escono queste giornate qua, soleggiate, ventilate, è un dramma. Per chi ha l'allergia è veramente un dramma. Ora tiro sul telefono e vi faccio vedere meglio il rossetto con la luce e sono sicura che vi piacerà. Wow! Bello, bello, mi piace, vivace. Ok, ragazze, io vi auguro un buon pomeriggio e a presto. Un bacione, ciao!